Bella a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono qua per presentarvi, o meglio spiegarvi, come utilizzare la Courseplay mod per Farming Simulator 15. E io comunque adesso vi lascio il link che ho messo, praticamente l'ho caricata io, dato che ho già avuto, cioè ci ho messo un casino di tempo a scaricare già questa mod, perché era su un sito, no, veramente era su un link di un video su YouTube che uno ha fatto comunque una presentazione eccetera, ma era in inglese, quindi io almeno adesso ve la faccio in italiano. E comunque io l'ho caricata, tanto è leggerissima, e sono neanche un mega, mi pare un mega, forse un mega 20 più o meno. E comunque ve la scaricate, poi la mettete come sempre nella cartella mod, e boh, quindi non c'è tante cose da fare, cioè. Poi comunque vi creerà una cartella lui proprio nel gioco, e questo qua infatti ho notato che è diverso dal 13, infatti non la crea lui la cartella. E comunque quando entrate nel gioco vi compare una schermata che dice scansione campi in esecuzione, quindi aspettate un attimo, proprio ci mette pochissimo, voi vi scansiona tutti i campi, e per poi ovviamente vedere come volete poi metterla voi per i campi eccetera, quindi coltivare. E comunque ancora una beta questa, difatti io l'ho trovata e ha ancora dei problemi comunque, cioè nel senso che nel trasferimento, cioè quando potete spostare da un posto all'altro non dà problemi, però che l'ho già provata, però non, di altre cose non ho ancora provato, cioè per coltivare oppure per le trebbie eccetera. Comunque adesso partiamo subito, così vi spiego come utilizzarla. Allora, quando l'avete inserita, voi potete comunque vedere in alto nei comandi, infatti c'è scritto mouse right, mostra il courseplay HUD, difatti questo è l'impostazione che c'è già, quindi voi col tasto, praticamente tasto destro del mouse, la aprite, ma potete anche spostarlo. Qua andate su questa icona di parametri, poi qua mettete apri courseplay, cliccate di nuovo e vi viene left CTRL, left control più delete, infatti verrà poi qua, viene funzioni courseplay, e quindi qua avete il tasto, cliccate prima il control, quindi di sinistra, e poi cance praticamente, e quindi vi si aprirà se volete cambiarlo. Comunque fate come volete, io l'ho cambiato perché comunque con questo, diciamo che quando magari avete i sollevamenti eccetera degli attrezzi, per esempio della bufala, così vi dà un po' fastidio, quindi potete anche togliere. E comunque partiamo subito. Allora, praticamente voi se volete, per esempio, diciamo trasportare, cioè quindi fate la registrazione, volete fare magari la registrazione del percorso e poi andate, la spostate praticamente in un altro posto, quindi fate praticamente una strada, voi prima la dovete registrare, poi voi tornate al punto di partenza e cliccate inizia registrazione percorso, cioè cliccate poi avvia praticamente. Adesso io mi viene inizia perché quando le iniziate vi viene questo simbolo, questo pallino. Difatti quando vi girate, per esempio, o fate un tot, cioè i punti sono questi, sono i punti di passaggio, infatti quando vengono il prossimo punto di passaggio vi rimane questi pallini, diciamo. E voi adesso io faccio una prova soltanto, quindi vado per esempio qua, poi magari fate una curva, e se voi per esempio siete arrivati fate prima questo, quindi fate la pausa, poi fate questo, poi fate praticamente questo, cioè infatti vi arriverà percorso temporale, e comunque stoppate il percorso e poi fate stop se volete finire proprio definitivamente il percorso. Difatti adesso possiamo provare, andiamo di nuovo al punto di partenza, così vi faccio vedere come comunque, se volete, ah ecco un'altra cosa che posso dirvi, se volete per esempio questi punti qua, vabbè, ah, giusto che si vedono solo dal trattore,
questi punti qua, come vedete con queste linee, sempre come, come comunque quando scendete, cioè non vi vengono, quindi se volete per esempio usarlo per fare video come utilizzo io, non vi vengono schermati. Comunque se volete vederli, comunque praticamente tenete comunque, cliccate sempre tasto sinistro, poi andate su impostazioni, andate su mostra punti di passaggio e lo cambiate. Quindi se vi viene, se volete mostra tutti, infatti adesso vi posso far vedere, come vedete infatti ci sono tutti i punti di passaggio, se vedete, di tutta la strada che avete fatto, quindi magari se vi siete persi eccetera, beh, nel tornare lo vedete. Quindi adesso io li lascio solo per mostrarvi. Ecco un'altra cosa è questo parametro qua, che sarebbe la velocità, i limiti di velocità li potete cambiare voi, quindi la velocità di sterzata, cioè quando fa le curve e mettete voi la velocità, io vi consiglio a 8 7 8, perché comunque se fa le curve strette poi a tornare in posizione dritta stenta un po', quindi fa tutti slalom. Poi andate su, vabbè, velocità campo, se lo volete nel campo, diciamo, quando dovete magari trasportare qualcosa nel campo, ma questo qua se volete solo farlo per strada non vi serve. Su strada invece, se volete la velocità che avete messo voi nel percorso, la lasciate così, altrimenti cliccate, andate su velocità, cliccate qua e vi cambiate voi la velocità massima, quindi potete cambiarla voi, quindi fate o meno o più, a seconda di come voi volete, diciamo. Poi vabbè, qua c'è anche la velocità da scaricare nel VGA, quindi al sì, VGA. Poi adesso adesso vi faccio vedere anche una cosa, ragazzi, se volete potete anche salvare per esempio il vostro progetto, diciamo. Quindi cliccate qua su questo tasto qua, poi avete il nome, quindi lo potete scrivere. Adesso mettiamo tutorial. Fate invio e poi vedete qua infatti percorso tutorial, quindi qua infatti vi salva gestione percorsi se lo volete magari di nuovo utilizzare, diciamo, e lui ve lo memorizza quando fate salva, altrimenti perderete poi il salvataggio. Adesso vi posso far vedere che adesso però bisogna, anche se non andate comunque nel posto esatto, anche se vi spostate un po' non fa niente, tanto lui comunque calcolerà il percorso. Difatti vedete che infatti dice Deus è nel traffico. Difatti, sempre se riuscite a metterlo più dritto possibile è meglio, perché comunque vedete che adesso fa le curve, le fa piano. Difatti io vi ho consigliato di mettere la velocità 7, che comunque fa la velocità normale. Adesso quando lui prende la strada dritta comunque va alla velocità che voi avete detto. Infatti vedete che ho messo 34 km, lui fa all'incirca 31 perché adesso è in salita, quindi sforza. Adesso vedrete che gira, infatti gira piano, gira praticamente 7 all'ora ed è giusto. Poi quando arriva qua si stoppa. Difatti dice Deutz, vabbè, ha raggiunto punto d'attesa. E questo sarebbe quello che dovete fare, che io vi ho spiegato prima, quindi di mettere prima la pausa, di stoppare, altrimenti lui quando arriverà qua farà tutto il giro, cioè lui continuerà ad andare piano, e invece questo così si fermerà e basta. E adesso possiamo fermare il percorso, sì. Adesso vedete qua, in questa tabella qua, praticamente cambiate tutti quelli che avete, tutti praticamente i cambiamenti che ci sono nel cosplay. Cioè avete l'aiuto alla guida, il svuotare la trebbia e scaricare presso deposito, cioè presso un carro. Poi avete lo svuota trebbia e scarica, svuotare la trebbia e anche scaricare su un altro rimorchio. Poi avete concimare o seminare. Avete anche il trasferimento, cioè questo che abbiamo appena fatto adesso. Poi c'è anche, vabbè, lavori campo, trasporto liquame e riempie svuota pala. Questo sarebbe anche per la trebbia, se volete, ma non è obbligatorio, comunque voi scegliete questo. Per esempio io utilizzo sempre di più il trasferimento, però vabbè, fate voi come volete. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro. Se avete qualcosa da chiedermi commentate sotto il video oppure mandatemi un messaggio, e vi ricordo di iscrivervi e commentate, lasciatevi un bel like
E niente, ci vedremo nel prossimo video. Ciao ragazzi.